Stasera ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Io non ho mai visto una partita così mal gestita e così, sì, mi attacco agli episodi arbitrali. Sì, lo faccio e lo faccio volentieri. Veniamo fuori prima con le nostre colpe, anzi prima con gli episodi, poi con le colpe nostre. C'è non un primo gol che... ce l'avessero dato contro, mi sarei incazzato, quindi ci può stare. Due espulsioni nette, un fallo da dietro e un fallo tattico a centrocampo, già ammonito, niente. C'è voluta la terza espulsione per far tirare fuori a quel bastardo il cartellino rosso. Primo. Secondo, giallo a Mandzukic inesistente. Cioè, lo dicono pure i telecronisti, il fallo 9 volte su 10 lo fischi. Ma il giallo a Mandzukic, vabbè che è un giallo. Vabbè che se Mandzukic era ammonito, eravamo a raccontare un'altra storia stasera. Ci danno un rigore netto, va visto al VAR il rigore netto. E poi il gol del 2-2. Premessa, è stata una dormita generale della difesa, soprattutto Mete. Ma cazzo, ma Castiglieco l'hanno ribaltato al limite dell'area. La palla sul controllo involontario è andata verso un giocatore che era 2 metri in fuorigioco. Dai l'angolo, dai il calcio d'angolo. No, io spero che questo arbitro non arbitri il ritorno, perché io giuro che vado a Milano e lo prendo a sassate prima che entri nello stadio un arbitro così. Io me lo auguro veramente tanto. Cioè io non mi sono mai attaccato agli episodi arbitrali nell'ultimo anno e mezzo. Oggi mi permetto di farlo e lo faccio anche bene, lo faccio con stile. Come probabilmente c'era rigore per la Juve ieri sera, lo ammetto, per me c'era il rigore per la Juve, c'era un cazzo di fallo a centrocampo. Poi veniamo alle nostre colpe. Primo, non concretizziamo mai, non concretizziamo neanche per sbaglio. Ci troviamo spesso al limite dell'area, 4 contro 2, facciamo il giochino tiro non tiro e alla fine non si tira. Mai, sempre, tutte le partite. Solo che se è la Stella Rossa, se è il Crotone, se è il Bologna, se è il Benevento, ti danno l'opportunità di concretizzare 15-16 volte a partita. Se è l'Inter, se è la Juve, l'abbiamo visto che le possibilità di concretizzare se te ne lasciano 2 e le devi sfruttare. Perché tornando indietro hai vinto un derby con 3 tiri in porta. E 2 di quelli, uno era un rigore e l'altro era respinta. Quindi non possiamo andare avanti a furia di risolvere le partite nel primo tempo e parcheggiare il pullman nel secondo, perché se no non va bene, concretizziamo poco. E quando non c'è Zlatan è della palla e o fa salire la squadra o la mette in porta, perché Zlatan mi tiro che fa un gol. Però quando non c'è non puoi, anzi io penso, e quando non ci sarà più Zlatan, chi sarà quel santo che ogni volta che tira la palla verso la porta ce la mette? Chi sarà? Chi sarà quella persona? Me lo sto chiedendo. Cioè, o vai a compare uno come Haaland o Cristiano Ronaldo, o la palla in porta e ce la metti, se va bene, una volta a partita andando a giocare così. Poi, problema inverso, facciamo tirare troppo gli avversari. E meno male che abbiamo, per me, il miglior portiere al mondo. Bastonatemi nei commenti, è il miglior portiere al mondo, ragazzi.
Sì, ma Ter Stegen, Courtois e Alisson e Neuer, di qui è il miglior portiere al mondo. È un portiere che ha tutto. Fa tutto e salva il culo. Solo che gioca spesso con una difesa che ha evidenti problemi e quindi, sapete, tu puoi prendere Buffon di 10 anni fa e metterlo nel Bari, però probabilmente prende gli stessi gol che forse in un campionato può prendere 10 gol meno che prendeva Gillet al tempo, però sapete, non cambierebbe tanto la storia. Non siamo una squadra che ci si può fidare singoli, perché sappiamo che i singoli hanno dei limiti, hanno dei... hanno dei grossi limiti tecnici. Guardate Castiglieco. Noi laggiù, a destra, ci manca qualità. Ci manca qualità. Tra Selemakers e Castiglieco, io non saprei, tra i due, chi prendere a ciaffate per primo. Non saprei. Veramente, c'ho il dubbio di chi prendere a ciaffate primo tra Castiglieco e Selemakers. Sono dei giocatori che, se dovessimo premiare l'impegno, sarebbero forse tra i top in Europa. L'impegno, ma la tecnica. Castiglieco segna un gol 2 metri in fuorigioco, ma cazzo, un po' d'occhio. Cioè, non è che fai attaccante da 2 giorni. Gol in fuorigioco capitano a tutti. Guardate Morata. Cioè, allora, se dovessi avere queste parole per Morata, l'avrei già distrutto. Però, ragazzi, cazzo. Cioè, mercato, prossimo finestra di mercato, un esterno destro con le palle. Con le palle. Perché io, tra Castiglieco stasera e Selemakers contro lo Spezia, pareva di giocare in 10. In 10. Mi stanno fumando gli occhi, ragazzi. Mi stanno fumando gli occhi. Poi, che dire, giochi con le riserve. Se ne rompe un altro, beh, c'è il derby domenica. Come possiamo prepararci? Un po' un proposito per il derby domenica. Spacchiamo il nostro centrocampista titolare. Sì! Un altro rotto, sì! Ormai tanto c'ho più pazienti in infermeria del Milan che nel pronto soccorso qua vicino. Ma di che stiamo a parlare? Ma di cosa stiamo a parlare, ragazzi? Ragazzi, se n'è rotto un altro. Perché sì, camminava, zoppicava, ma questo è una lesione al bicipite femorale. Questo è un altro mese di stop. È lo stesso infortunio che ha avuto col Parma a dicembre. Stesso spiccicato, preciso infortunio. Uguale. E ora vai al derby di domenica, che hai speso energie, perché comunque Tonali giocherà, Calhanoglu giocherà, Hernandez giocherà, Romagnoli giocherà. Vai a giocare nel derby, intanto che 5 giocatori vengono da una partita che devi andare là, fa 2 gol nel primo tempo e la gestisci. Perché queste sono le... Così devi fare. Contro la Stella Rossa devi fare così, non c'è scuse, non c'è, ma il turnover di qui, non ci sono scuse. Non sai giocare contro il Manchester United, non ti hanno dato, che cazzo ne so, il Leicester ai sedicesimi. Cazzo. Poi vai. Dopo il derby devi fare una bella partita a Milano, perché io non voglio vedere un Milan che va a Milano e gioca per 0-0. Perché se no c'è da un campo, io li picchio tutti. Non voglio vedere gente che va a Milano, mette il pullman dietro nell'area di rigore e giochiamo a fare 0-0. Perché se no io li picchio tutti. Ma li picchio tutti. Se si va a Milano per fare 0-0. Poi dopo c'è la Roma. E la Roma sarà una partita difficile che verrà dopo un dodicesimo di finale che dovevi aver passato oggi. Perché
Se non giochiamo per lo 0-0, metteremo i titolari. E con i titolari dovremo puntare a fare il risultato. Però i titolari si stancano. E con i titolari stanchi devi andare a giocare con la Roma. La Roma che ha fatto? La Roma ha fatto quello che dobbiamo fare noi. Quindi, sì, complimenti alla Roma. La Roma è una grande squadra. La Roma ha fatto quello che dobbiamo fare noi. Contro chi giocava la Roma? CSKA Sofia? No, lo Sporting Braga è andata in Portogallo. Ha vinto 2-0. Prossima settimana giocano a Roma. La Roma farà giocare Borja Mayoral davanti invece che Dzeko. Farà giocare Gonzalo Villar invece che Pellegrini. Difenderà il risultato. E giocherà col Milan. Senza fantasmi nella testa. Noi. 50% colpa nostra. 50% dell'arbitro. Andiamo a complicarci una partita. Belgrado a porte chiuse. Io non... Non ho parole perché non ho veramente parole, ragazzi. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci stanno arrivando diversi contenuti. Arriverà un foot live, un recap di una live di foot. Arriverà un'altra carriera dell'allenatore, il secondo episodio, ragazzi, dove mai, almeno qua il Milan si sa gestire le partite su FIFA, almeno lì. E torneranno anche altri episodi di alcune serie che stanno tornando. Ci si aggiorna, ci vediamo presto.